Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e bentornati alla nostra consueta, il nostro consueto appuntamento con la serie Ritorno alle origini. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, amici ed amiche del canale, sostenitori e tutti voi, naturalmente, che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre, vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i link dei miei canali social, un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati, il link di i piani bio, mi raccomando, visitate ed acquistate dal sito www.ipianibio.it. Oltre, naturalmente, troverete anche il mio link di affiliato della Wondershare, che vi permetterà di acquistare Filmora ma anche altri software. Chi è? Willa, carissimi, buon pomeriggio cara Gaia e bentornata in questo nostro pazzo canale. E quindi salutiamo la nostra Gaia, naturalmente, e salutiamo il nostro Gaspari, imperatore addirittura. Io qua devo vedere se sono il sotto capo qua. Allora, ritorniamo un attimo a noi. Dunque, ieri ci siamo lasciati che avevo detto che avrei riposizionato le luci durante la fase notturna. Quindi mi sa che adesso siamo arrivati proprio al momento giusto per fare questo lavoro. Quindi oggi cosa andremo a fare? Andremo a riposizionare tutte le luci nell'area antistante andiamo a mettere un po' di luci. Eccolo, è uscito. Adesso è uscito il titolo, vedi? Adesso è uscito il titolozzo. E tuzzo. Diciamo che stavo mezzo sonnecchiante e quindi devo riscaldare la voce gradualmente. Allora, la lampada, ma pare che questa è questa, no, è questa qui, e voilà. E noi ce le mettiamo sempre imboscate nelle fresche frasche. Ecco qua. E io pago. Vediamo un po' se riusciamo. Oh, ecco qua. Certo, no, io mi ero appoggiato un attimino sul lettuccio prima di venire in live. Infatti ho fatto carica caffeina proprio volo a volo. Sono dei font che ho utilizzato. Ci sono diversi siti internet che ti permettono di poter utilizzare i font online per poter appunto abbellire i titoli. Allora, ritorniamo un attimo a noi. Allora, mi pare se scrivi font online, basta che scrivi su Google, scrivi font online e ti escono diversi risultati. Io utilizzo il secondo risultato, non è il primo, è il secondo che utilizzo. Beh, poi vedi stesso tu che sono due siti che si somigliano parecchio, e quindi il secondo è quello lì. Mamma mia, ragazzi, che onore! Abbiamo Mr. DJ Harry, ragazzi. Amici di YouTube, anche amici di Twitch, vi invito assolutamente ad iscrivervi nel canale dell'amico DJ Harry, perché ragazzi, vi assicuro che vi farà fare movimento. Quindi se state facendo ginnastica,
lui vi terrà compagnia con la sua musica e tuts e tuts. Mi raccomando, andatevi ad iscrivervi subito al suo canale, anche a voi amici di YouTube. Mi raccomando, andatevi ad iscrivervi nel suo canale DJR80, un nome, una garanzia. E come direbbe Totò, ho detto tutto, waggiù, facciamo un'altra scuccatella di mani al nostro Harry. Mix, mix. Mix Mix by DJ Harry 80. Oh ragazzi, mi raccomando, quando fate ginnastica, mentre state preparando la cena, vi mettete là, vi ascoltate un po' di buona musica disco. Lui fa un po' di tutto, fa sia la dance 80, mi pare anche un po' di 70, 90, insomma, dovete andare a iscrivervi subito subito, mi raccomando, e soprattutto attivate le notifiche e non fatemi fare brutte figure. Su, abbiamo pure il furgoncino qua, andiamo a prendere l'attrezzatura con il mitico Harry e andiamo a fare qualche tour, il tour tour tour. Allora, nel frattempo dunque, mi sa che già mi sono allontanato. Ui, Moreno carissimo, buon pomeriggio a te, bentornato. Con la coda dell'occhio ho visto che eri in Lives. Ma non lo so se qua è il Tunzi Tunzi, ha sbagliato un'altra volta. Comunque, caro Moreno, buon pomeriggio a te e buon fine settimana, visto che ci siamo quasi, ragazzi. Domani è venerdì. Allora, Harry, vuoi dire un pochettino quando è che vai in live un'altra volta, così magari gli amici. Ah, ok. Dicevo, Harry, se vuoi dire un po' la programmazione del tuo canale, così magari qualcuno che passa da queste parti qua, ma pure su YouTube, magari ti viene a fare una visitina, perché ho anche alcune persone che guardano soprattutto YouTube dall'estero e quindi magari potrebbe capitare che qualcuno, insomma, può conoscere, oltre a un carissimo amico e corregionale, e diciamo che io e Harry abitiamo molto vicino. Ci sta, caro Harry, fra me e te ci sta giusto giusto un paese e mezzo. Ok, Moreno, com'è andata? Hai riscontrato problemi? Hai sperimentato quella cosa che ti ho detto io là per caso? Allora, ma qua facciamo. Vabbè, io tanto. Se non sto su. Ok, va bene. Io poi, Harry, se non sto qua su Twitch, come vedi, io passo a salutarti anche di là su YouTube. Quindi, in qualche modo, non ci perdiamo di vista. Allora, cosa bisogna fare oggi? Me l'ho già dimenticato. Ah, allora, oggi andiamo a posizionare la produzione di latte in bottiglia. L'andiamo a mettere sul cucuzzolo della montagna, ecco, perché non mi dovevo muovere dalla stalla, quindi andiamo a fare quest'altra costruzione qua e vediamo un attimino cosa ne viene fuori. E tanto qua, questa serie, nell'ultimo periodo stiamo investendo parecchio sulle produzioni. Quindi oggi vediamo un attimino come fare un lavoro di
una cosa un poco più particolare. Il furgoncino permesso, permesso. Allora, qua abbiamo la stalluzza che vista così già fa tutto un altro effetto, vista così, va? Che vista dall'alto non è un granché. Quindi mo dobbiamo scegliere un punto abbastanza alto e sto pensando di andare a posizionare la struttura a metà di questa scollettatura, perché ovviamente vorrei fare più di una mettere più di una struttura in quest'area qua. Quindi iniziamo prima a posizionare la prima struttura qua, però mi sa che il furgoncino qua dà un po' di problemi. Lo parcheggiamo qua. Package. Ecco qua. Allora, vediamo un po'. Allora, io direi di metterla proprio qua sopra, sul cucuzzolo, che così gli facciamo pure qualche cosa particolare. Però ci serve la luce del giorno, the daylight. Quindi aspettiamo che schia il giorno. Bastano le prime luci dell'alba, così poi vediamo il da farsi. Visto che comunque in questa serie andremo a produrre parecchio latte, ecco qua, già c'è luce, quindi andremo ad usufruire e a ottimizzare la produzione del latte. Detto questo, però, iniziamo a vedere. Qua mi sa che si deve sicuramente livellare. Allora, latte in bottiglia, eccolo qua. Vediamo un po' quanto è grosso. Allora, questo, aspetta. Sì, solo questo latte in bottiglia. Allora, vediamo un po'. Dunque, l'ingresso lo mettiamo così. Quindi ci tocca livellare. Ok, quindi iniziamo prima a verniciare per avere maggiore coscienza, una maggior visuale di quello che stiamo facendo, e poi iniziamo a livellare. Questo ci serve ovviamente per avere un riferimento ottico decisamente migliore. Vediamo di quanto dobbiamo allargare questo punto. Allora, mi sembra che più o meno dovrebbe essere largo quanto è tutta la struttura. Non la fissiamo ancora, non la mettiamo subito, perché ovviamente bisogna livellare tutto. Allora, non caseificio, abbiamo detto latte in bottiglia. Qua faremo un'area del latte. Ok. Dunque, sì, direi che potrebbe andare. Allora, adesso iniziamo la progettazione. Quindi la prima cosa da fare è smussare un pochettino il terreno. Ok, adesso cerchiamo il punto più alto e cerchiamo di livellarlo, però utilizziamo, sto facendo un macello, rifacciamo, vediamo un po' se ci riusciamo. No, ci vuole per forza questa qua. Ok, aspettiamo il rientro di Moreno. Vediamo
Vediamo un po' che abbiamo combinato qua. Mamma mia che macello. Mamma mia che macello. Mamma mia che macello. Ok, stavo dicendo che ho combinato un macello qua. Devo. Ecco qua. Dobbiamo fare così. Schmus. Sì, l'ho anche commentato. Schlemmem commenté. Mamma mia che macello sto combinando qua giù. Appoggiamoci. Mamma mia che macello. C'è macello, c'è ste affaci. C'è ste a dici. C'è ste a dici. Ok, vai, ma strano, strano ma vero. Ok. Questa sta veramente. No, ecco, ok, perfetto. Allora, diciamo che questo sarà uno dei peggiori posizionamenti che ho fatto. Allora, vediamo un po', poi ce lo andiamo ad aggiustare dopo il danno che fa. Vediamo un po'. Ok, ah vabbè, non è complicato, dai. Allora, qua si scarica. Mamma mia. E la lettura vocale, siccome non sempre ho la chat in overlay, allora ho messo questa vocina che legge con un po' meccanicamente e tunzi tunzi ali. Ali ali ali. Mix mix by DJ Harry. Comunque ragazzi, mi raccomando, anche voi amici di YouTube, oltre a seguire il canale di Moreno, mi raccomando, vi invito assolutamente ad iscrivervi nel canale di Harry. Se non l'avete ancora fatto, fatelo, perché vi assicuro uno spettacolo bello pulito, sistemato. Poi ascolterete musica di gran classe e che quasi quasi al nostro DJ Harry. Che tipo? Può darsi pure qualche lag. No, prima gli altri e poi a me dovete seguire. Prima gli amici e le amiche e poi a me, non vi preoccupate. Proprio con me, quando proprio dice non c'è niente da fare, fammi andare a vedere un po' con lo zio dopo che sta combinando. Andate voi, passatemi, passate a salutarmi, mi raccomando, quando entrate. Ma su quale canale? Su questo? Mi sembra strano perché tu qua sei moderatrice, quindi mi sembra troppo troppo strano che fa sto fatto. Molto ma molto strano, mi sembra. Ah, allora può darsi che. Ah, e allora sì, probabilmente ci sarà qualche problema sui server, credo. Ah, può darsi, eh. Io solitamente c'è un sito dove vado e c'è scritto dove ci sono. Si scrive per esempio Twitch down e quello ti dice server Twitch down e ti dice. Più o meno in tempo reale, se ci sono altri utenti che hanno segnalato.
Salutiamo anche i bot di Twitch che diciamo ci tengono compagnia qua a proposito. Mamma mia, che macello sto combinando! Mamma mia, come sto? Che stai a fare? Che stai a dire? Ci vuoi fare? Ecco qua, mamma mia, la peggior struttura che io abbia mai costruito in assoluto è proprio questa. Proprio questa, eh. Qua mi sa, la vedo proprio dura, 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 dura. Allora, come stiamo messi qua? Male, 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 male. Allora, il livello è questo qua dietro, ok. Ma lo riportiamo pure davanti. State conoscendo il lato peggiore dello ZTAB, ragazzi. Come appunto io su ZTAB, cioè quando è... come sono io precisino, non lo è nessuno. Però qua. Mettiamoci questo. Ai ai ai, wow, me la sono scelta proprio complicata sto progetto, eh. Allora, vediamo un po'. No, da qua non si sale. Assolutamente. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa qua. Allora, qua allunghiamo un altro po' che il bordino lo mettiamo in pari. Facciamo pari o spari? No, in realtà... magari. Quella era il mal di ciglia. Comunque quello è zio Gigino, eh. Mi raccomando, non sbagliare a chiamarlo perché secondo me la prossima volta ti fa un richiamo esagerato, zio Gigino. Quello è preciso, ci tiene. Sì, l'ho capita. Beh, pure quella somma non è male, se dobbiamo dirla tutta. Beh, diciamo che tanto qua noi non ci dobbiamo passare. Al massimo facciamo il giro qua. Passiamo per di qui. Per di qui, mamma mia che macello, guagliù, qua spenderemo un sacco di soldi. Allora, dunque, mo dobbiamo iniziare a smussare, alzare, smussare, abbassare, cercando di andare sempre più giù. Quindi qua, mo mi metto qua in modo da sapere dove devo alzare ancora un altro po'. Allora, qua facciamo la salitina, questa così, sempre a 45 gradi. Smussamento. Ecco qua. Ah, non ti preoccupare, non ti preoccupare, Moreno, è come se l'avessi fatto, vai tranquillo, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, non è questo il problema. Allora, ecco qua. Allora, andiamo un po'. Ok, schmus. Mi degradi a sottomagazziniere. Oh, mamma mia, è quello zio Cicino, se ti sente, quel non ti fa più i prezzi buoni. Ti fa, hai visto zio Gicino come ti ha garbato? È andato al mercato americano, è andato proprio per te e ti ha cercato pure il trattore giusto. Non voglio spoilerare agli amici di Twitch, ma anche quelli di YouTube, perché ovviamente dovete andarvi a guardare il video e vi farete 2/3 risatine, ve le fate sicuramente. Allora, andiamo a recuperare un attimo il furgone qua, che l'ho parcheggiato da qualche parte qua dietro.
e facciamo la prova. Arresta. Ah no, questo è il punto. È il punto lo. Dove che l'ho parcheggiata? Ma non fa niente, puoi sempre riaggiungerlo in un altro momento. Possiamo ricucire e reinserire la battuta. Tu basta che mi dici, ricordati di ricucire la battuta, io poi mi studio qualcosina da poter ricollegare. Allora, intanto dove sta? Mi so perso? Ah, eccolo là, la latteria, wow, bellissima. Però devo essere sincero, ragazzi, la latteria là su Roma mi garba proprio assai assai. Ma dobbiamo vedere come ci arriviamo. Sì, praticamente all'altra parte del monte. E mo iniziamo i primi test, iniziamo a vedere come dobbiamo livellare tutta questa situazione. Ecco qua, mo si iniziano a spendere più soldi di quello che pensiamo. Allora, dobbiamo alzare un pochettino qua, ma prima però. No, vai, amore, non ti preoccupare, tu lo sai, la prima cosa che devi fare è ti devi divertire, devi prima pensare alla tua vita privata e poi dopo al resto, tu lo sai, no? Te l'ho sempre scritto anche nell'altra parte, nell'altro social, quindi non crearti assolutamente problemi quando ti serve la registrazione, registriamo, non ci stanno problemi. No problema. E quale ho problema? I problemi si fanno alle scuole elementari. E noi li dobbiamo risolvere. Oh, cazzo, punteggio pieno, addirittura. Wow, punteggio pieno, bello, mi è piaciuto. Brava alla signorina che legge il messaggio. Complimenti, punteggio pieno, Morino, brava. Allora, tutto a posto. Meno male. Allora, qua, schmus, schmus, ja, schmus, ja, schmus, ja. Dunque, abbiamo detto che qui dobbiamo alzare un po'. Quindi mettiamo il quadrato, Moreno, questo pure per te, quando devi. Tutta la posta è niente a banca. Ah, pure da te si dice così. Bravo Moreno, bravo. Hashtag bravo Moreno, bravo. Ah, ok. Allora, vediamo un po'. Ma qua dobbiamo smussare. Smus, smus, gira, gira. Vediamo un po' come va, poi decidiamo. Quello Morino c'ha la varchetella, c'ha la barca a remi, il kayak c'ha, parcheggiato da qualche parte. Cavar. Allora, devo smussare un altro poco qua avanti. Smussiere. Smuss. La varchetella con i remi. Corri, varchetella, corri. Viro mare quanto è bella. Spiritando sentimenta. Io penso che meglio di questa, anzi peggio di così, non poteva andare. Eh sì, dai. Ok, poi dobbiamo vedere con il camion carico di latte, il lattuccio. Allora, mo qua vieni bello. Dunque, fammi vedere un attimo una cosa. Come siamo messi? Allora, qua spianiamo un altro poco e livelliamo.
Quindi schmussamento, schmussatura, ja, schmuss, ich muss, ich komme aus Neapel, ja, ich komme aus Neapel, ich bin italienisch, ja, ich, und meine Freundin Marina is aus Verona, ho detto agli amici di lingua tedesca che io sono napoletano, ho detto poi che il mio amico Moreno viene da Verona. Mi ricordo vagamente qualcosina di tedesco e l'ho studiato parecchio tempo fa, ma proprio assai tempo fa. Allora, qua gli facciamo un altro po' di spazio perché... Ah no, allora no, lei, io così mi fa fare brutta figura, io a stand mi ricordo quattro parole qua, quattro battute. Salutiamo Stranon, che è un'altra amica del canale. Rotolarsi dalle risate bis. Oh, eh? Allora, dunque. La via di uscita ce la stiamo quasi facendo. Dunque, allora qua mo dobbiamo smussare. E vabbè, dipende anche dalla predisposizione di una persona, perché ci sono persone che magari sono più brave, che ne so, in matematica, in geografia, in storia, altre che magari anche per questioni, diciamo, di vita hanno imparato qualche lingua straniera in maniera un po' più veloce. Allora, facciamo il giro. Aspetta, però, ho dato un po' di increspatura qua. Diciamo così. Ecco qua. Ok, già va molto meglio così. Allora, vediamo se riusciamo a girare con il mezzo. Poi le ottimizzazioni le facciamo con calma. Allora, con l'autobotte sì, qua ce la facciamo abbondantemente a girare. Ok, qua è un poco strettino, dobbiamo allargare un po' qua. Ma infatti qua non finirà adesso, eh. Tu già hai capito che non finirà adesso sta situazione. Mi sono andato a mettere in un punto, sono andato a creare una struttura in un punto che veramente necessita un botto, ma un botto di cose da fare. Me lo sono scelto apposta sto posto, però con l'unica differenza che nella prova offline è venuta una cosa, così invece ne sta venendo ancora un'altra, è che la cosa è bella complicatuccia, ma può darsi pure che si riesce a fare qualcosina. Allora, ritorniamo a noi. Ok, schmus, vediamo un po'. Beh, sì, qua si scende, quindi ci sta che c'è un po' di cose, però lo devo allungare un pochettino. Devo cercare di allungare dove c'è l'asfalto qui, che è bella tosta, quindi ecco qua. Ma tu puoi sempre prova prima a fartelo così con questa cosa qua. Capito? Tu prova prima con non l'editor della Giants, vedi prima con questo come va, perché con questo è più facile. È vero che tu spendi di più, però se non spendi e espandi non ti espandi. Ci siamo quasi.
solo con la struttura quassù, eh? Poi dobbiamo. Allora, qua gli mettiamo un po' di roccia. Mettiamo la roccia. Quindi vernice roccia. La facciamo mista la roccia. Facciamo un po' di roccia mista al verde. Ecco qua, a sprazzi la facciamo. Poi pian piano. Ah, è vero, stavo pure Gasper, c'era anche Harry, non so se c'è ancora comunque. C'era la mitica Gaia, poi che altro è passato a salutarmi comunque. Oggi siamo in ottima compagnia. E tuts e tuts. Ui. Io non l'ho mai assaggiata, quindi non so, non saprei com'è il sapore. Se non assaggio, non giudico. If I don't assaggio, I don't judge. Vernice. Mettiamo la ghiaia. Salutiamo la ghiaia che ci ascolta. Un po' di ghiaia qua attorno. Ah, yeah, wow, ragazzi. Wow, Freedom Wall, ragazzi, è passata. È stato mitico, yeah. Wow, ragazzi, niente di meno, ci è venuto a trovare Mister Mister Aleasso Official. Attenzione, ragazzi. Bravo, è Tunzi Tunzi, bravo, hashtag Tunzi Tunzi. Stavo sbagliando pure il progetto qua, eh. Mi ha fatto emozionare, Mister Ho freddo in gola. Mi si è alzato, mi si sono alzati tutti i peli dalle braccia, pure qua dalla faccia. E il super tac sia con dab. Ui. Grazie, anche con te, eh. Il Tunzi Tunzi, la Io poi non sempre riesco a venire da te, quindi mi devi scusare. Se if I don't if I cannot stay with you for the time that I will. Allora, guagliù, noi ci facciamo la copia di un progetto di Mister Aiea che ha fatto in un altro progetto suo, però stavolta per il momento facciamo un progettino normale, sempre in stile Zio Dab, però lo facciamo un po' così. Ecco qua. Come siamo messi? Ok, prendiamo il furgone, iniziamo a scendere. Qua devo alzare un pochettino. Vedi Ale, qua io sono preciso. Mo faccio il test con il mezzo. Faccio il collaudo. Se il mezzo non dà problemi. Passa il collaudo. Ho fatto sta bozzetta qua. Se passa il test. Allora tutto a posto. E andiamo avanti. Mi sembra che quasi accettabile. Io sono il mitico Aleasso, lo sa che su queste cose qua sono abbastanza preciso.
Infatti, quando io ho fatto un piccolo aggiustamento in una sua vecchia mappa, è passato più di un anno da quando gli ho fatto quell'aggiusto. Ha visto che veramente mi sono dannato, cioè dannato nel senso che ho cercato di fare la cosa quanto più precisa possibile. Allora, qua abbassiamo un po'. Mamma mia, quando mi sta costando sto lavoro qua. Speriamo solo di riuscire ad ammortizzare le spese. Eh sì, è stata una delle prime cose che ti ho vabbè, delle cose che ho fatto con gli amici qua. A disposizione. A disposizione per le persone che meritano. Sono sempre a disposizione nel mio piccolo. Se qualcosa la so, la dico e la faccio. Se non la so, vuole non lo sa. Dico non lo so e magari mi vado ad informare e non dico certamente che è farina del mio sacco. Allora, addirittura 20. Esagerato, fa 25. Mettiamo quello quadrato. Ecco qua. Sono troppo preciso, vedi, mi abbasso, vedo. E spendo più soldi a mettere a togliere la ghiaia che. Ecco qua, però. Poi quando ci arrivi con il mezzo, non. Già è più liscio. Solo qua e poi iniziamo l'altra parte. E là devo dire che copierò dal vecchio progetto di IEA. Addirittura non sono stato io. Allora, vediamo un po'. Allora, steccati non ne vorrei mettere qui intorno, però iniziamo a scendere per in mezzo. Ok. Vediamo un po'. Sì, dai. Vediamo un po' più giù. Ok, si può fare, ragazzi, si può fare, dai. Siamo andati proprio a filo a filo. Però qua ci sta il paletto. Ui, carissimo, buonasera. Guarda, dopo un'ora addirittura. Carissimo, tutto bene. C'è anche. Esatto, c'è. No! Dai, non ci credo. Ciao Morino, grazie. Grazie di essere passato. Ti auguro una buona continuazione di giornata, anzi di serata, visto che siamo quasi a. Alla in serata e naturalmente salutiamo il nostro Morino che ci è passato a salutare. Grazie Morino, grazie della compagnia. Buona continuazione di serata. Si sciolgono, quindi non solo a contatto con la buccas, ma pure con la saccas. Eh beh, quello sì. Quello sì.
Sì, guagliù. Mettiamoci un po' di fiorellini qua. Mettiamoci questo, un po' di questo. Allora, oh, ho visto il mezzo. Vabbè, questo qua. Ok. Allora, iniziamo la parte più complicata adesso. Infatti me l'ha detto anche Morino, me l'aveva accennato che sarebbe uscita. Ah, ok, vabbè. Almeno ti diverti. Boh, iniziamo a copiare proprio. Ah, non lo sapevo. È un modder. Ah, è vero, perché Edo è un... giusto, sono due modder, tre modders. Allora, vediamo un po'. Questo dovrebbe sembrare caruccio, visto da giù. Spero. Brava, Gaia. È quello che avevo alla Napoletana. Per dirla tutta in napoletano, l'avevo letta io. Quindi è per questo. Ah, ok. Mamma mia, questa l'ho messa. No, questa non va bene qua. O forse sì? No, forse ci sta. Sembra la grande muraglia cinese qua. Ale, ho fatto la brutta copia di quel progetto che hai fatto tu, eh? Ma proprio la bruttissima copia. Vediamo se riesco a posizionarci il cancello qua. E ogni tanto lo faccio, tu sai, il mio stile è un po' più normale, più easy. Invece stavolta... meno male. Ah, ha sbagliato a farmi un conticino, ma lo raggiustiamo però. Non è finito qua, Ale, ti assicuro che non è finito qua. Mamma mia. Effettivamente, però qua dobbiamo ancora fare veramente. Guarda qua, mamma mia che dislivello. Qua mo ci facciamo due risate. No, lui si chiama Alessio, in realtà. Aleasso per gli amici, Alessio. Sì, però sotto al cancello qua c'è, cioè, questo è esagerato, hai capito? Devo almeno i primi 2 o 3 metri cercarlo di sotto il cancello dritto, poi gli do una pendenza sul lato, sicuramente farò la solita discesina a 45 gradi e poi dopo smusso e lascio la parte restante così come sta. Diciamo che qua è... ho fatto un lavoraccio ma proprio esagerato, cioè nel senso proprio che non proprio fatto bene, però mi ha pietà alla sprovvista. Vediamo un po'. Ah no, aspetta. Eh sì, sicuramente. Che mazzo. Eh no, vabbè, io qua devo accederci prettamente con mezzi piccoli. Adesso devo perché... Ah, perché tu non sei venuto qua, ti faccio vedere. Allora, praticamente in alto qua io ho messo la produzione di latte in bottiglia. Quindi questo è prettamente un passaggio per mezzi piccoli. Poi mi attrezzerò ancora quest'area qua. Vedi, in effetti da lontano c'è da ancora... focalizzare e cercare di abbellire. Per il momento diciamo è solo
un fatto estetico, quindi devo ancora farci parecchio. Infatti è per questo che mi sono scelto sto punto, proprio per variare un pochettino. Poi perché ti faccio vedere anche qual è il campo che ho utilizzato e ne vale la pena. Forse con la trincia ci vado proprio stretto stretto, senza la lama davanti però. Esatto, sì. In effetti è la parte di montagna di fronte al campo 15. L'ho acquistata e è ampia. Ui, addirittura. E qua stiamo più disperati tutti quanti qua. Allora, dunque, però sto pensando. Beh, c'ho un dubbio. Il muretto sicuramente lo devo alzare, ma. Ok, Ale, cercherò di fare una capatina anche da te. Ah, yeah. Aspetta un momento, io qua niente di meno è entrata l'amico Ale Asso e non gli ho fatto gli onori di casa. Ma com'è possibile? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Eccolo qua, vai, facciamo anche la sigla. Il mio nome è Alessandro Power Supertech. Grazie a te di essere passato nel canale. Vediamo un po'. Uai, che mazzo, ragazzi. Ci ammazza, abbiamo anche livellato decentemente qua. Ciao Ale, grazie ancora di essere passato. Un saluto alla mamma, un abbraccione, grazie ancora di tutto. Thank you, my friend. Congediamo. Salutiamo il nostro Ale Asso Official. Mi raccomando, amici di YouTube, ma anche voi, amici di Twitch, passate nel suo canale, iscrivetevi, attivate le notifiche. Ozze. E tuts. Mi sa che un po' di erbetta qua ai bordi ci vuole, per renderla un po' più realistica. Ci mettiamo qualche ciuffo di fiorellini bianchi. Non questo. Allora, mettiamo un po' di questa qua e là, perché altrimenti è troppo spoglio. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio, come dice il grande Totò. Allora, qua sì, direi che è accettabile. Allora, ma dobbiamo pensare a qualcosa che quando uno la vede da lontano se ne accorge. Dunque, se io arrivo da qua, cosa che mi farebbe notare quello? Allora, qualche albero alle spalle, sì. Un paio di alberoni alle spalle glieli piantiamo. Se inceppa da voc. Se inceppa ol vocaus. Dunque, alberi. Quali alberi? Bella domanda. Allora, metterei dei pini. Dei bei pinozzi alti. Questo basso. Questi qua potrei mettere qualcuno. Dove li metto? Donde se le mettos? Allora là non conviene. Uno qua.
Ecco qua. Ok. Poi mi sa che dobbiamo mettere ancora un po' di recinzione qua. Occa paroscino. Decorassau. Mi sa che ho sbagliato a mettere questo, devo allargarlo un po' più verso. Ecco qua. Beh, diciamo che è accettabile. Ma sto pensando che quasi quasi che stiamo lo recindo tutto quanto. Ci metta recinzione, vabbè, poi ci pensiamo con calma. Allora, andiamo a vedere se abbiamo un po' di latte, così avviamo anche la produzione. Poi pian piano ci livelleremo tutta la situazione. Qua anzi niente, diciamo così. Togliamolo quel muro perché. Ecco qua. Ok, lasciamo così, che è molto più decente. It's quite decent this way. Allora, andiamo. Dunque, dove siamo? Oh, ce la mi serve una ricetta. Prendiamo la scorciatoia, va? Allora, l'autobotte dovrebbe essere nella farma superiore, quindi andiamo a recuperare l'autobotte, la cisterna. Eventualmente il latte lo acquistiamo e ci passa la paura. Bello questo mezzo. Allora, recuperiamo l'autobot qua, che sta ancora ferma là dove c'era la vecchia stalla. Ora c'è niente. Andiamo a parcheggiare in mezzo qua sotto.
Allora, prendiamolo da botte, mi sa che il latte scarseggia un po'. Così mettiamo pure in moto, vediamo un po'. Allora, vediamo quanto latte abbiamo a disposizione. Vediamo, allora, 24.000 litri, ok, allora facciamo giusto giusto un pieno. Poi devo vendere i pomidori qua. The tomato. A proposito, fammi far mangiare un attimo a Peppanil. Vieni, stanno le crocchette. Tengo le crocchette buone, tengo le crocchette belle per il cacciuttiello Peppanillo. Facciamo, eccolo la parte, la Peppanillo se la fa i passi. La miseria. Stufo tus. Scia miseria. Futus perché fa le scorrisce. Oh, non si dice. Perché fa sempre un po', si dà un po' delle arie. Oppla, allora andiamo là, andiamo a fare il rifornimento di latte e poi andiamo alla latteria. Alla latteria, param pam pam pam. Mi sa che devo creare una stradina che porta anche giù alla situazione là. Poi ce la recintiamo per bene da quella zona perché è importante. Ecco qua. Oppla, che ho preso? Andiamo a caricare le mozzarelle. Ce la facciamo ad entrare in retromarcia qua? Sì. Allora apriamo un attimo i dissuasori del maestro, spemme il latte e si rileva dall'altra parte. Andiamo un po'. Quasi sicuramente sì. Inizia il riempimento. Oh, eccolo qua. Ok, chiudiamo qua nel frattempo. Ci facciamo il giro. Mamma mia, ci sono entrato, ma non so nemmeno io come. Allora, chiudiamo. Inseriamos la puertas. Cierra la puerta. Amarra la puerta. Naturalmente saluto e ringrazio tutti, in particolar modo coloro che con molta educazione quando si allontanano dal canale salutano e se ne vanno. Facciamo un bel applauso alle persone educate, ma anche ai diversamente educati. Frena. Andiamo a inaugurare la produzione, poi naturalmente nel prossimo episodio. Ah, che frenica, sto mezzo. Andremo a fare anche altri lavoretti lassù. Oh, ma che è qua? Buona miseria. Allora, dov'è che l'ho posizionato? Mi sa che l'ho posizionato... Oppla! Da qualche parte qua.
Mi sono scordato. Ah, sta là, sta. E come ci arriviamo là? Oppala, mi sa che dobbiamo creare un'altra via qua. Una strada di servizio. Anzi, devo ricordarmi che si accede dall'altra parte. Accediamo dalla strada principale. Dai, ok. Ora facciamo l'accesso. Abbiamo fatto anche un... L'abbiamo messo un po' più rientrato perché così... Eccola, mi sa. Mi sa che si deve aprire al contrario il cancello, eh. Ma lo facciamo riaprire al contrario. Che è un po' complicato. Entrare e trovarsi il cancello che... si apre verso l'esterno. Demolisci. Ok. È rimasta decorazioni, cancello. The gate. Open the gate. Oh yes. Here we are. Allora, vediamo. Non così. Anzi, lo mettiamo più rientrato, così abbiamo un margine di spazio maggiore. Vero che abbiamo ridotto... No. Dobbiamo metterlo qui, il cancello. Quindi, decorazioni... vediamo un po'. Non così... ma così, ok. Abbiamo modificato ulteriormente il progettino. Ecco qua. Ok. Boom. Beh, dobbiamo modificare un pochettino. Ok. Boh. Un po' in pendenza, ma poi ce la sistemiamo con calma, che mi chiede molto ma molto tempo, però diciamo che tutto sommato Allora, com'era? Allora, chiudi apertura. Dov'è che si scarica? Ah, ecco. Il trigger. Il trigger. Ecco qua. Scarichiamo il primo latte. E vediamo cosa ne viene fuori. Attiviamo anche la produzione adesso. E poi ci congediamo. A
Andiamo ad attivare nel frattempo la produzione. Allora, latte 100.000 litri, ok. In magazzino, ok. Allora, qua che dice? Insilato manca. Insilato. Mancano le patate, ok. Vabbè, questo qua me lo sistemo off camera. Allora, quasi qua, però il muro lo metterei perché è un punto un po' pericoloso, quindi anzi spegniamo prima il mezzo. Let's switch off the truck and then I will build part of a wall. Decorazioni, mi sa che questa la devo recintare tutto sto parte. Eh sì, allora iniziamo a metterlo. Quanto più verso il bordo è possibile il muro. Vediamo un po'. Sì, dai. Allora, andiamo a quando spawni cose bella complicatuccio. Poi metterò un po' di abbellimenti per rendere un po' più affascinante questa cosa. Allora, io però una cosa non l'ho capita. Ok, quindi si esce, si gira e si gira a destra, quindi chiudiamo il cancello, altrimenti scappano i gatti. Andiamo a vedere se abbiamo qualche chiletto di patate, lo andiamo a mettere nella struttura che praticamente ci va a produrre il cibo per i maialozzi e poi ci congediamo naturalmente e ci becchiamo nel prossimo episodio. Allora, questo lo possiamo anche lasciare giù perché ci serve. C'è la miseria. Ok, ora sto iniziando a focalizzare l'itinerario da farsi. Ah yeah. Andiamo a packaggiare il mezzo. Poi ci facciamo una situazione qua e ci concediamo. Vediamo se ce l'abbiamo a disposizione, altrimenti chiudiamo l'episodio. Guarda che c'ho la precedenza io, eh. Vediamo se ci abbiamo a disposizione, poi altrimenti terminiamo la live, terminiamo il video. Parcheggiamo un attimo qua. Allora, vediamo un po'.
Se abbiamo patate a disposizione, patate, 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 129.000 litri. E dove stanno queste patate? Neve, paglia, patate, qua ce ne stanno zero. Ah, ok, allora credo di aver capito. Allora, ragazzi, approfitto per salutare e ringraziare tutti voi che siete passati a salutarmi. Ringrazio Crystal per essere passato, ringrazio naturalmente DJ R80, il nostro mister Aiea Aiea Aleasso, ringrazio la nostra Gaia che è passata a salutarci e a farci compagnia, ringrazio Moreno, ringrazio naturalmente, non so chi altro, mi pare Gaspari, saluto Gaspari, insomma tutti quelli che sono passati e che non ho salutato, che non ho menzionato, vi saluto naturalmente tutti quanti. Dunque, questa live, questo video termina qui. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link per seguire i miei canali social, il link per acquistare dai piani bio. Mi raccomando, visitate il sito www.ipianibio.it. Troverete anche il mio link di affiliazione con la Wondershare che vi permetterà di acquistare Filmora scontato dal 5%, ma anche altri prodotti della Wondershare per PC ma anche per dispositivi mobili. Mi sembra di aver detto tutto e quindi grazie mille a tutti, thank you so much e stato buono, grazie. Con la bio i piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche alle pendici del Monte Cucco. Nasce la società agricola bio i piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, cici, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.